Presidio di Associazione di Idee, oggi domenica 2 settembre 2012. Ci troviamo in piazza Barzanti a Grosseto davanti all'attendamento del circo che si pubblicizza dicendo che ha più di 100 animali prigionieri al suo interno. L'Associazione di Idee si è presentata con un gruppo nutrito di almeno una ventina di attivisti. Abbiamo piazzato i nostri striscioni, i nostri cartelli nei dintorni dell'attendamento circense. Purtroppo non ci è stato concesso di avvicinarci come avremmo voluto e come del resto eravamo stati autorizzati a fare. Abbiamo tentato invano, direi, di negoziare con il funzionario PS responsabile della manifestazione di oggi, ma lui è stato irremovibile dicendo che le cose che diciamo potrebbero causare alterchi con le persone che vogliono entrare al circo. Quindi per noi è stato davvero difficile distribuire letteratura, comunque la nostra presenza oggi è abbastanza evidente. Questi sono alcuni degli striscioni che abbiamo piazzato. Il presidio è iniziato alle 14 questo pomeriggio e si protrarrà fino alle 23 di stasera. C'è una presenza abbastanza massiccia di forze dell'ordine. Il pomeriggio per ora è stato abbastanza quieto, però siamo dall'altra parte della strada, come possiamo vedere. È ancora in corso il primo, tra virgolette, spettacolo dei due. Sono poco più delle 18 del pomeriggio, la giornata è piovosa. Tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti fino adesso. Speriamo che il tempo regga, speriamo anche di non venire arrotati nella transazione. Il Circo Orfei è qui in città da una decina di giorni e questa volta l'ingresso è stato rivolto in maniera tale che in qualche modo tagliasse fuori le proteste degli attivisti. Qui a Grosseto i circensi lo sanno, non hanno una piazza facile perché noi siamo abbastanza agguerriti, naturalmente dentro gli ambiti della legalità. A noi sarebbe piaciuto molto avvicinarci di più all'entrata, non per causare problemi, ma per poter parlare in maniera diretta con le persone che entrano al circo, in particolare con i bambini, per spiegare loro che gli animali nei circhi soffrono, che gli animali nei circhi sono prigionieri e che noi vorremmo che gli animali potessero vivere liberi e lontani da tutto ciò. Il circo domani se ne va, fortunatamente. Tradizionalmente i circhi con animali vengono in questa città almeno due volte l'anno. Comunque invariabilmente trovano gli attivisti di Associazione di Idee, i simpatizzanti che almeno un giorno vengono e esprimono il loro dissenso e le loro idee rispetto a queste situazioni. Non ci ferma nemmeno il maltempo, in questo momento sta piovendo, speriamo che smetta, anche se insomma il cielo, come si vede, promette davvero male. Fuori gli Orfei da Grosseto, non vi vogliamo, non tornate più, avete una piazza difficilissima in questa città.